Tamara Mora, presidente della sezione Briganti con la coda di Lucera, oggi la presentazione ufficiale della sezione Lucerina, appunto. Di che cosa si tratta? Perché parte questa idea? Per fare cosa? Allora, noi siamo sul territorio, in questo momento siamo nuovi e la nostra idea è quella di... Noi abbiamo un progetto che si chiama Cani in Canile Zero, nel senso vogliamo svuotare i canili dai cani che sono lì purtroppo lasciati a se stessi da anni. Vorremmo, la nostra idea è quella di far adottare i cuccioli, di cercare appunto di... diminuire il randagismo che c'è nel nostro paese, portandolo a zero, nel senso che sarebbe per noi un sogno passeggiare per le strade della nostra città e non vedere più cani abbandonati sulle strade. Questo è uno dei nostri propositi. Stiamo cercando di lavorare, anche se da poco, come ripeto, ci stiamo muovendo bene, abbiamo fatto adottare già diversi cuccioli, abbiamo una veterinaria che ci dà una mano nella cura anche dei randaggi. Vorremmo entrare nel canile di Lucera per censire il canile, cercare di capire quanti cani sono contenuti all'interno del canile, cercare di farli adottare, soprattutto cani magari ancora adottabili, perché non sappiamo in realtà che età hanno e in che condizioni si trovano. La nostra associazione comunque è sul territorio da anni, in Puglia ovviamente da anni. Noi siamo in questo momento da poco su Lucera, ripeto, però la nostra associazione è presente sul territorio da anni, quindi comunque ci avvaliamo di persone che hanno delle competenze e che ci aiutano in questo compito che ci siamo preposti di raggiungere, cioè quello che di svuotare il canile e soprattutto di evitare ancora randagismo nelle nostre città. Presidente, abbiamo dimenticato di dare la sede. Avete una sede? Come fare per contattarvi? Allora, noi abbiamo la sede su Lucera e presso il CAF di Fabio Vannella in via Torino. Per contattarci potreste, al momento abbiamo dei numeri privati e potreste quindi contattarci i nostri numeri. Adesso su Facebook abbiamo una pagina ovviamente. Allora, nel frattempo che poi prendiamo i numeri, invece c'è la rappresentante di Troia, di Briganti con la coda. Presidente della sezione, ecco. Senza frontiere. Possiamo ripetere? Sono il presidente del laboratorio Animalisti Senza Frontiere di Briganti con la coda. Ecco, a Troia, e come si state muovendo? Da quanto tempo siete presenti? Noi siamo presenti come Briganti con la coda, sono circa 3 anni che operiamo sul territorio e abbiamo due stalli, uno che si trova sull'Esina e l'altro che si trova su Troia, e facciamo adozioni e ci occupiamo appunto dei randaggi facendoli mangiare, monitorando soprattutto il territorio. Diciamo, da quello che viene fuori, voi non vi preoccupate di aprire canili, ma di accudire e svuotarli e quindi portarli all'adozione praticamente. Assolutamente, il nostro obiettivo fondamentale è far sì che i cani non vivano per strada, ma che vengano adottati, vivano in famiglia e vengano accuditi e curati. I canili non hanno più senso di esistere come prigioni. Il canile deve essere un canile sanitario in cui il cane ormai randagio, che non può essere più adottabile, deve essere curato, ma è un passaggio, cioè non possiamo mettere i cani in prigione, ma non è una cosa, ormai almeno nel 2013 non si può pensare ad un canile come un canile prigione, no? Ovviamente bisogna fare un appello a quelli che sono i cittadini e soprattutto anche alle istituzioni, quindi parliamo del comune, della regione. Avete avuto contatti con le istituzioni? Quali sono stati i risultati? Allora, ripeto, è da poco che ci siamo, quindi i contatti li abbiamo avuti, sono ancora agli inizi, ci siamo presentati al comune, abbiamo contattato l'assessore Di Pierro, che è il nuovo assessore all'ambiente, col quale abbiamo cominciato un discorso, speriamo che continui, speriamo che ci diano una mano nel nostro compito, che come ho già specificato all'assessore è un compito assolutamente gratuito, una prestazione di volontariato che noi faremo al comune. Quindi, io penso che la collaborazione nostra è massima, spero che anche la loro, anche perché insomma, nel momento in cui non ci saranno esborsi di nessun genere, aiutare la città insomma, a migliorare, penso sia un punto comune per tutti, soprattutto per l'amministrazione.